Buon pomeriggio a tutti voi amici a casa dalla voce di Andrea Laganà e di Fabiano Sole che tra poco vi racconteranno questo match qui dallo stadio Luigi Pastra di Battipaglia, squadre che sono appena entrate in campo, battipagliese in tenuta gialla, calzettoni e pantaloncini di colore nero, solita tenuta invece per il Faiano bianco-verde, pantaloncini di colore verde, calzettoni di colore bianco. Il minuto di raccoglimento prima dell'inizio della gara per la memoria di Davide Astori. A sorpresa sono arrivati i pareggi di Picciola e Costa d'Amalfi. Picciola ha pareggiato 0-0 con l'Agropoli, questa mattina invece il Costa d'Amalfi ha fermato sul 2-2 il Sorrento, quindi obbligatorio più che mai per entrambe le squadre per vincere, provare a tirarsi fuori dai play-out, provarci perlomeno. Tutta la battipagliese a protezione della propria porta, marcature anche piuttosto serrate, la conclusione, c'è il gol. Un gran gol sul secondo palo, la punizione girata da Anastasio a beffare Antico, Faiano in vantaggio. Noi siamo giunti al decimo minuto. Prosegue da De Giorgi, è tutto chiuso, allora Guerrera si propone, il tacco ancora a cercare De Giorgi, il destro, Senatore chiude, poi Troiano, palla fuori, occasione d'oro per la battipagliese. Grieco, attenzione ora a Troiano, ora in posizione regolare, entra nell'area di rigore, Troiano carica il destro a giro, troppo largo, rimessa in favore del Faiano, parte Guerrera dalla bandierina, pallone sul primo palo, il colpo di testa di Campione, fa fuori di un nulla. Fischio dell'arbitro, va in porta Guerrera, pola Senatore, pallone in corner. Pererra ancora in area di rigore, il cross per Sparano, c'è il gol, il 2-0 del Faiano, messo a segno da Erra. Faiano 2, Battipagliese 0. Si arrabbia mister Viscido chiedendo una posizione di fuorigioco, ma è stata assolutamente ingenua la retroguardia della Battipagliese perché si era salvata nella prima circostanza con De Giorgi. Duplice fischio del direttore di gara, si va negli spogliatoi con il Faiano avanti 2-0 qui al Pastera. Amici sportivi, rieccoci, sta per cominciare il secondo tempo della gara tra Battipagliese e Faiano, si riprenderà dal risultato di 0-2 in favore della formazione di Carmine Turco, a segno al decimo minuto Anastasio e poi sul gong il 2-0 di Schettino. Con il 4-3-3 ci sarà un'inferiorità numerica in mezzo al campo di due uomini e anche, consentimi, in termini di esperienza. Entra in area il cross sul secondo palo, smanaccia Senatore, poi arriva il tap-in provato da Diletta, ancora Senatore a volare, a dire no, palla in corner. Tutto il Faiano all'interno della propria area di rigore, c'è il pallone per Campione, il gol, la riapre la Battipagliese, è un gran gol questo di Campione per velocità di esecuzione e per posizione, l'ha messa nell'unica parte della quale dove poteva passare il pallone, cioè sotto la traversa dopo averla controllato con il sinistro di controbalzo. Davvero un gran gol, gesto tecnico di caratura elevata per il numero 9 della Battipagliese. Arriva dall'altra parte in pesi, prova a rimetterla dentro, è un tiro, cross il suo, Senatore con la mano di richiamo mette in corner, stava uscendo fuori il gollonzo della domenica. Supera uno, supera un altro, sul destro non è il suo piede, un tiro cross, palla sul palo, la palla di Troiano, gol! 2-2 Battipagliese, è dir poco che è meritato. Minuto 31, Troiano riporta in parità il risultato. Campione prova a tenerla, la smessa per De Giorgi, la conclusione a lato, ha ciabattato completamente il tiro De Giorgi. Un rilancio errato da parte di Imperiale sul quale arriva il duplice fischio, finisce 2-2 tra Battipagliese e Faiano, doppio vantaggio degli ospiti nel primo tempo con Anastasio e Schettino, pareggio del Battipagliese nella ripresa con i gol di Campione e Troiano.